rimasta in ansia. Io mi sono chiesto, anzi mi sto chiedendo da quando sono qui, ecco, per quale motivo io sono qui? Una risposta è certa, sono qui perché sono amico di Claudio, del nostro Claudio, che mi sta dando una mano come per portare avanti un progetto che per noi è un grande progetto, ottenere l'insediamento della maschera di Buccellato, ossia il simbolo maggiore di Napoli, nella lista UNESCO, che corrisponde grosso modo, come dicevo, a una riunione di qualche giorno, una specie di premio, uno dei più grandi premi che voi sapete che esista al mondo, però dato non più a singoli scrittori, ma a delle comunità. Ecco, questo è l'aspetto seducente, perché c'è sempre alla base di ogni passione qualcosa di seducente, e l'aspetto seducente è questo, è ottenere per la napoletanità un premio, quindi di questa portata, un premio Nobel, per così dire, di questa portata. E allora un'altra ragione invece è perché ogni volta che vengo io in queste riunioni, solitamente gli storici o gli antropologi vanno sempre a riunioni di altri storici e altri antropologi, sicché alla fine esce fuori che quelli che sanno delle loro cose sono loro stessi e i loro amici, o comunque la comunità scientifica, che è una comunità per la verità molto distretta, prestigiosa quanto vuoi, senza di essa noi non potremmo accettare certe cose, quindi è un utile a noi quando scopriamo che esiste, quando ci servono alcune informazioni, ma è una comunità ristretta, è difficile che un saggio, uno storico riesca a influenzare più di 400-500 quindi persone. E ogni volta che vengo a parlare, ecco, dei brigantaggi di Pulcinella, eccetera, non so se più Pulcinella o meno più il brigantaggio, invece trovo sempre un pubblico, non dico plaudente, qualche volta anche, ma soprattutto un pubblico consenziente. In che significano? Che sta nascendo una nuova cultura popolare, che non è fatto più di tradizioni di canti, anche canti e tradizioni, guai se morissero quelli, poveri noi, ma è fatta anche di nuove conoscenze, ecco, che non vengono dalla comunità scientifica, al massimo vengono scippate qualche volta dalla comunità scientifica, ma poi procedono secondo loro, e procedono ingenuamente, pieni di errori, pieni di approssimazioni, a volte sono fatte notizie raffazzonate, però circolano perché creano un pubblico come questo, che gli storici, ve lo confesso, non se lo sognano nemmeno, anzi voi non siete molti, ma spesso sono moltissimi per la verità. Quindi sta nascendo una controstoria popolare, ecco, questo è il fatto nuovo. E per me questo è un fatto estremamente interessante, io sono uno storico, faccio parte di quelli che si riuniscono in questi conventicoli ristretti per fare alta cultura, eccetera, ma sono anche un trasfuga di queste cose, no? Ma lì forse Claudio in queste cose le sanno. Ora, questo uno potrebbe dire, sì, ma d'accordo, ma sono sciocchezze. Per esempio, uno potrebbe dire, le cose che dice Claudio, ecco, sì, Borboni, sì, ma so cosa pretendo, sono sciocchezze. Ma sono cose, ma anche la storia, la grande storia, è tramata di punti di vista discutibili, a volte di verità discutibili, ma anche a volte la grande storia si accompagna spesso a una narrativa che pure è di alto livello, ecco, per esempio sul 1799, eccetera, ci sono tante scritte da Domacchina fino ad oggi, ma pure quelle sono invenzioni, pure quelle sono scientificamente inaffidabili, però hanno prestigio, no? Hanno un seguito, sono rispettate, laddove invece se uno clicca su internet, ecco, trovo una serie di cose che non sono piene, non vi dico di che, ma forse lo sapete, di errori e di approssimazioni, però ecco, fanno opinione, questo è importante, fanno opinione, e non sono le sole cose discutibili o sbagliate che si facciano, diciamo, all'interno della cultura alto o bassa di Sassilia. Questo andava precisato anche per dire perché io sto qui, no? Forse tu lo sapevi, probabilmente altri no. Ora, le brigantesse, perché le brigantesse sono un capitolo di una storia nascosta. Per gli storici non esiste questo tema. Anche se io sto battendo nei convegni, in libri e pubblicazioni scientifiche,
critiche, non pubblicazioni citate poco fa, che sono invece raccolte di notizie, anche se di buone notizie, testi scientifici, eppure ancora la grande, la storia ufficiale restia a recepire, fare propria sul piano scientifico questo discorso. E naturalmente io insisto, vediamo alla fine chi la vince, perché tutto sommato combattiamo l'anno di pratica. Io purtroppo sono uno di loro, va bene? E quindi non è facile adesso far finta che non, di non ascoltare. Ora, perché questo vuoto? Perché questo vuoto storico? Perché questo buco nero? Vedete, la storia si fa anche attraverso comparazioni. Uno magari trova difficile inquadrare un fatto così singolare, così straordinario come quello delle brigantesse. Allora cerca altri fenomeni analoghi. Per la verità non esistono molti. Ne esisto io, quelli che conosco almeno, io almeno, gli altri sono tutti, secondo l'uomo, troppo moderno oppure troppo trascurabili. Sono le soldaderas messicane, ossia le donne che combatterono con Pancho Villa, combatterono e morirono, ecco. E poi le donne della resistenza, quelli che sia il significato politico, che qui non si mette in discussione. Ogni cosa è implicitamente politica, ecco, ma fino a un certo punto, poi ha una sua autonomia, quell'autonomia che consente a me, per esempio, di dare guardia con neoborbonici, non essendo neoborbonici, e quelle che consente nei borbonici, per esempio come il nostro amico Claudio, per esempio, leggere i miei libri senza scandalizzarsi, vero? Così spero. Ora dicevamo, cosa è accaduto? Allora, la resistenza, vediamo questo qua, cerchiamo di capire una cosa alla luce dell'altra cosa. L'altra cosa qual è? Le donne della resistenza, cosa è accaduto? Erano donne, persone addirittura, erano di tutto, c'era di tutto, transfassiste, questo forse ti piacerà perché non erano fasciste, transfassiste, cioè appartenevano a tutti i centri sociali, erano colte, erano donne colte, raffinate, ma c'è anche gente comune, militanti politici, eccetera, che hanno preso la macchia, sono andate a combattere contro lo straniero, ancora una volta, e altra finita, contro lo straniero, combatterono, morirono, furono impiccate dai nazisti, parecchi, eccetera. Bene, ora, poi è finita la guerra, per fortuna vittoriosamente, si fecero per Torino le sfilate dei vincitori. Queste sfilate dei vincitori, ecco, c'erano gli uomini senza fucile, i manchi senza fucile, quelli che avevano combattuto e vinto, ma non c'erano le donne. Non hanno, i partigiani non hanno fatto sfidare le donne, perché per questo tipo di cultura al quale appartenevano i partigiani invece non era opportuno o decoroso che le donne si presentassero pubblicamente col fucile. Ma di che cosa stiamo parlando? Queste sono donne che hanno combattuto come gli altri, sono morte come gli uomini, eppure no. Vedete come lo scollamento a volte tra l'ideologia politica, l'istoria avanzata e la cultura personale, che è quello che fa la storia più di grande cose, invece resiste, c'è questo scollamento, eccetera. Si dovrebbe mettere al contrario. Sì, se no la eliminiamo, va bene. Grazie. Mi dispiace di guardare. Ora, in effetti, no. Sì, quindi è un fenomeno, va bene, esatto. No, sono un professore, mi metto olio brutto, grazie.